Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza dinanzi alle commissioni 8a Ambiente e 9a Trasporti del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, professor Enrico Giovannini, sull'attraversamento stabile dello Stretto di Messina. Saluto la Presidente Rotta e i colleghi della Commissione Ambiente. Ringrazio il Ministro per aver risposto all'invito delle commissioni e prima di cedergli la parola comunico che le Presidenze hanno convenuto sulla seguente organizzazione del dibattito. Dopo l'intervento del Ministro avrà luogo un giro di interventi cui potrà prendere parte un rappresentante per il gruppo per ciascuna delle due commissioni. Invito i colleghi a contenere la durata dell'intervento e a non superare comunque il limite di 8 minuti complessivi per ciascun gruppo, per consentire in questo modo la più ampia partecipazione al dibattito. Successivamente sarà data la parola, ove il tempo a disposizione lo consenta, per ulteriori interventi di durata più limitata. Seguirà la replica del Ministro. Invito quindi i colleghi a comunicare le richieste di intervento alla Presidenza. E ora cedo la parola, scusandoci anche per il ritardo, al Ministro Giovannini. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutte e a tutti. Con il suo permesso condividerei una presentazione PowerPoint che naturalmente verrà inviata alle commissioni. Sì, io Credo davo per vediate a questo punto. scontato, assolutamente sì, disponibilità, prego. Perfetto, credo vediate la presentazione, giusto? Sì, in questo momento vediamo il titolo. Perfetto. Grazie e grazie di questa opportunità per condividere i risultati che immagino le commissioni conoscano bene, visto che ormai mesi fa è stato trasmesso il rapporto del gruppo di lavoro istituito nell'agosto del 2009, del 2020 per analizzare le alternative progettuali per la realizzazione di un attraversamento stabile dello Stretto di Messina. E nel settembre del 2020 è stato anche istituito un gruppo per migliorare la situazione attuale di attraversamento dello stretto che, come la relazione descrive molto bene, determina tempi molto lunghi per l'attraversamento dello stretto attraverso forme di attraversamento dinamico cosiddetto. Le due attività dei gruppi di lavoro sono state sviluppate in parallelo e fanno oggetto dei due rapporti, uno appunto relativo all'attraversamento stabile e l'altro relativo all'attraversamento dinamico. In primo luogo, il gruppo di lavoro ha svolto un'analisi dei fabbisogni guardando alla domanda di mobilità pre-Covid 19 e naturalmente ciò che è emerso è che i traffici dello Stretto di Messina sono rilevanti rispetto alla scala nazionale. 11 milioni di passeggeri anno che sono confrontabili con quelli movimentati dagli aeroporti siciliani, 0,8 milioni di veicoli pesanti anno, qui parliamo naturalmente di trasporto merci, e poi 1,8 milioni di veicoli leggeri anno. Ci sono però forti criticità che soprattutto chi attraversa spesso lo stretto o anche occasionalmente conosce molto bene. Ci sono problemi con le infrastrutture di nodo, i terminali di trasporto, una bassa qualità del terminal passeggeri, la bassa accessibilità delle stazioni ferroviarie e dei terminal marittimi, inadeguatezza in termini di numero e qualità degli approdi, la bassa resilienza del sistema a fenomeni di picco e poi i servizi di trasporto. C'è una elevata età media del naviglio, soprattutto per il trasbordo treni, vetustà, inadeguatezza del materiale rotabile ferroviario, il tempo di traghettamento dei treni non è minimamente competitivo, circa 2,3 ore. Bassa, scusate, 2-3 ore a seconda dei casi, bassa qualità integrazione fisico-funzionale dei servizi marittimi con quelli del trasporto pubblico locale. E poi il quadro normativo di settore che potrebbe decisamente essere migliorato, come diremo tra breve, con la presenza di diverse tipologie di traffico sottoposte a regimi settoriali differenti, carenti,
di adeguato coordinamento, mancanza di una governance unitaria per i servizi di mobilità dello stretto e un utilizzo limitato dello strumento, pur previsto dalla normativa della continuità territoriale. Quali sono le motivazioni che giustificano un attraversamento stabile che sono illustrate nella relazione del gruppo di lavoro? In primo luogo sono considerazioni socio-economiche legate anche agli andamenti negativi della popolazione, dell'occupazione, del PIL, che per l'area è decisamente superiore, sono decisamente superiori a quelle del settore, degli analoghi settori, delle analoghe attività nel centro-nord, ma anche rispetto allo stesso mezzogiorno. Ci sono poi considerazioni trasportistiche. Il tempo medio di attraversamento attuale dello stretto è paragonabile al tempo di viaggio che un'automobile impiega, se si considera anche il pedaggio, per percorrere dai 100 ai 300 chilometri. La Sicilia è tra le isole più popolose al mondo che non posseggono un collegamento stabile, eppure ha un elevato potenziale di collegamento. L'assenza di un collegamento stabile penalizza il traffico ferroviario, e in particolare ma anche gli spostamenti di breve distanza, e quello da e per il mezzogiorno. Il collegamento stabile dello stretto, congiuntamente agli interventi programmati dal PNRR sulle reti di trasporto, in particolare l'investimento sull'alta velocità sia in Sicilia che la Salerno-Reggio Calabria, permetterebbe di rendere confrontabili i tempi medi di viaggio sulla rete ferroviaria da e verso il sud con quelli oggi offerti sulle principali relazioni origine-destinazione al centro-nord, e ridurrebbe anche i costi di attraversamento. Infine, la presenza di un collegamento stabile potrebbe modificare nel tempo le scelte localizzative, le scelte di approdo di taluni traffici, producendo un incremento di domanda per lo sviluppo socio-economico dell'area dello Stretto e della Sicilia, anche se le analisi condotte mostrano che gran parte del traffico merci marittimo non si fermerebbe in ogni caso in Sicilia, ma proseguirebbe verso gli scali del centro-nord, in particolare di Trieste e di Genova, visto il costo nettamente inferiore del trasporto marittimo rispetto ad altre forme di trasporto. In conclusione, dalle analisi condotte, il gruppo di lavoro ritiene che sussistano profonde motivazioni per realizzare un sistema di attraversamento stabile, anche in presenza del potenziamento e la riqualificazione dei collegamenti marittimi. La valutazione dell'utilità andrà però definita al termine di un processo decisionale che prevede inizialmente la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica al fine di confrontare diverse soluzioni alternative con quella di riferimento. Terzo, è utile sviluppare la prima fase del progetto di fattibilità, limitando il confronto ai due sistemi di attraversamento con ponte a campata unica e con ponte a più campate. La prima fase del progetto dovrà essere sottoposta a un successivo dibattito pubblico. E poi si segnala che il sistema con il ponte a più campate consentirebbe di localizzare il collegamento in posizione più prossima ai centri abitati di Messina e Reggio Calabria, con minore estensione dei raccordi multimodali, un minore impatto visivo, una minore sensibilità agli effetti del vento, costi presumibilmente inferiori e maggiore distanza dalle aree naturalistiche pregiate. Infine, il gruppo di lavoro ritiene che il sistema con tunnel in alveo appaiono più critiche le considerazioni sul rischio sismico, e quindi sostanzialmente è un'ipotesi che viene scartata, così come il sistema con tunnel subalveo che implicherebbe la realizzazione di gallerie di raccordo molto lunghe, con costi molto elevati, ma anche con elementi con un impatto negativo sulla percezione da parte degli utenti di dover passare un lungo tempo in galleria. Infine, un elemento molto importante è il gruppo di lavoro ritiene che sia più efficiente finanziare il sistema
attraversamento stabile interamente in modo trasparente a carico della finanza pubblica, anche analizzando appunto le ipotesi che all'epoca erano state formulate. Un importante contributo del gruppo di lavoro riguarda il fatto che il progetto del ponte a campata unica, avanzato molti anni fa, più di 10 anni fa, andrebbe comunque adeguato e quindi non sarebbe, se anche si volesse procedere in quella direzione, utilizzabile. Ci sono motivazioni tecniche, l'iter autorizzatorio risulta incompleto. Ma poi il progetto andrebbe adeguato all'attuale quadro normativo nazionale ed europeo, per esempio la normativa sulla sicurezza in galleria, le nuove te no norme tecniche di costruzione. Si ricorda inoltre che il progetto prevedeva la chiusura del ponte periodicamente in presenza di particolari condizioni atmosferiche, il che vuol dire che l'attraversamento dinamico andrebbe comunque mantenuto, non soltanto quella del trasporto passeggeri tramite ad esempio agli scafi, ma anche quello del trasporto ferroviario. Ci sono motivazioni ambientali. Dall'esame del parere della Commissione Tecnica Via VAS del 2013 si evince che in relazione al progetto delle parti variate sottoposto a procedura VIA vi siano numerosi approfondimenti e chiarimenti che non sono stati mai forniti dai progettisti. Per tali motivi la Commissione non ha proprio espresso il parere sulla compatibilità ambientale delle parti variate del progetto. Le motivazioni economiche: all'epoca si stimava un costo complessivo di 10 miliardi con tre fonti di finanziamento, equity, debito e contributo pubblico. Ormai la condizione è estremamente modificata, ma soprattutto appare evidente che il costo del capitale di debito e dell'equity appaiono elevati rispetto a elementi di finanziamento, schemi di finanziamento analoghi. E poi il modello di project financing avrebbe determinato o determinerebbe un elevatissimo canone di utilizzo a carico di RFI e ANAS, che si tradurrebbe o in pedaggi molto elevati oppure in forma indiretta in un finanziamento dell'intervento a carico del bilancio pubblico. Infine, motivazioni giuridiche. Da un lato è confermata la legittimità della caducazione dei rapporti convenzionali con il contraente generale e, al di là appunto delle problematiche tecniche, per riavviare quel progetto occorrerebbe un intervento legislativo specifico per riprendere il rapporto contrattuale. La società appaltante è stata posta in liquidazione, che l'operazione potrebbe naturalmente essere revocata o alternativamente qualunque soggetto giuridicamente qualificato potrebbe assumere la funzione di stazione appaltante. In conclusione, dunque, dal punto di vista dell'attraversamento stabile, qual è la possibilità concreta? Per dar seguito all'impegno del Governo espresso dalla Camera nell'ordine del giorno 93166/46, si dovrebbe procedere con la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, andando ad indagare tutti gli aspetti che il gruppo di lavoro nelle conclusioni ha segnalato, sia sul piano del progetto in quanto tale, da un punto di vista ingegneristico, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista sismico e così via, per le due opzioni che sono state evidenziate. Si segnala a tale proposito che è disponibile il finanziamento di 50 milioni individuato con la legge di bilancio 2021. La prima fase del progetto di fattibilità potrebbe concludersi entro la primavera del 2022 per avviare un dibattito pubblico e per venire a una scelta condivisa in modo tale da evidenziare nella legge di bilancio per il 2023, come indicato l'ordine del giorno, le risorse, nel caso in cui appunto si scelga uno dei due impianti progettuali. In ogni caso sarebbe opportuno l'istituzione di un gruppo di lavoro dedicato a supportare e coordinare l'intero processo con la partecipazione sia di esperti e rappresentanti dei ministeri coinvolti.
Questa è la situazione per ciò che concerne l'attraversamento stabile. Parallelamente, come indicato nel PNRR e nel piano complementare, nei progetti che sono finanziati a valere sui fondi nazionali, abbiamo l'intenzione di procedere con una serie di azioni che possono aiutare i cittadini, le imprese a migliorare il benessere, la competitività e in particolare iniziative per migliorare l'attraversamento ferroviario, quello veloce dei passeggeri, a valere sui fondi del PNRR, sul fondo complementare e sui fondi ordinari, favorire la transizione ecologica della mobilità marittima e ridurre l'inquinamento, migliorare la collaborazione interistituzionale attraverso l'istituzione di un tavolo di natura tecnico-politica, ma anche con la partecipazione della società civile per la gestione dell'intero processo di realizzazione delle proposte progettuali individuate. Ho già contattato i presidenti della Regione Calabria e della Sicilia, potrebbero essere coinvolti le città metropolitane di Messina e Reggio Calabria, le autorità di sistema portuale dello Stretto, ANAS, RFI, le aziende TPL operanti nell'area dello Stretto e i comitati e associazioni di categoria. In pratica, cosa si prevede di fare? Da un lato la riqualificazione del naviglio per trasbordo ferroviario, due nuove navi con l'ibridizzazione di tutta la flotta con tecnologia cold ironing di ultima generazione e infrastrutture naturalmente a terra, rinnovo del materiale rotabile ferroviario, 12 nuovi treni accoppiabili in configurazione multipla, cioè vuol dire che potrebbero essere molto facilitate le operazioni di carico-scarico treni e poi l'inserimento di batterie su 16 locomotori e 464 che eliminerebbero la trazione diesel, ma soprattutto velocizzerebbero fino a un'ora, già a partire dalla prossima estate, l'operazione di trasbordo, la riqualificazione del naviglio veloce passeggeri con tre mezzi navali di nuova generazione con propulsione NLG o elettrica, rinnovo delle flotte navali private, riqualificazione delle stazioni ferroviarie RFI di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, potenziamento e riqualificazione degli approdi delle stazioni marittime per aumentare la capacità degli approdi e anche per rispondere meglio ai fenomeni di picco punta stagionale attraverso la realizzazione di un terzo scivolo presso l'approdo di Messina Tre Mestieri, la riorganizzazione degli ormeggi della stazione marittima e l'integrazione con stazione RFI nel porto di Messina, oltre alla realizzazione di nuovi ormeggi e stazione marittima nel porto di Villa San Giovanni. Ancora la transizione energetica della mobilità marittima tramite la realizzazione di un deposito costiero di GNL con capacità di circa 10.000 metri cubi, l'elettrificazione delle banchine per circa 2.500 metri lineari nei diversi porti, la realizzazione di un impianto di microliquefazione GNL e bio-GNL in Sicilia da 50.000 tonnellate annue. Migliorare infine l'accessibilità stradale ai porti con la realizzazione di un'infrastruttura smart road per l'autostrada A2 per migliorare la sicurezza stradale e gestire meglio, razionalizzare i flussi di traffico, la realizzazione di un'area attrezzata polmone per la sosta lunga dei veicoli, di attese e accumulo confortevole interconnessa con la smart road per decongestionare il traffico diretto verso gli imbarchi, la realizzazione di una cosiddetta green island posta nell'area di smessa della vecchia stazione di servizio lungo la rampa dello svincolo per Villa San Giovanni, interconnessa con l'area polmone, dove si potranno anche ricaricare i veicoli elettrici e verrà prodotta energia da fonti rinnovabili. Tutti questi interventi sono già finanziati o attraverso il fondo complementare o attraverso la nostra proposta di FSC 21-27 o attraverso risorse statali o attraverso il PNRR. Complessivamente si propongono interventi, pianificano interventi per circa mezzo miliardo. Il cronoprogramma è questo indicato.
entro l'autunno 2021 l'istituzione del gruppo di lavoro permanente con le diverse istituzioni, entro il 2022 il revamping del naviglio ferroviario, materiale rotabile ferroviario, l'inserimento delle batterie, come dicevo prima, che consente una riduzione di un'ora dell'attraversamento dinamico, la riqualificazione delle stazioni ferroviarie RFI, entro l'estate 2023 transizione energetica della mobilità marittima, l'accessibilità stradale ai porti e via via entro il 2024-25 completamento del programma. Un programma certamente ambizioso ma realistico. Ultima considerazione, proprio per migliorare questi aspetti è possibile migliorare la gestione unitaria e integrata dei servizi di mobilità passeggeri sullo stretto, sistematizzare le norme applicabili alle diverse tipologie di servizi coinvolti e organizzare, definire degli incentivi per i collegamenti merci e passeggeri nel quadro della continuità territoriale. Ecco, Presidente, questo era ciò che volevo illustrare. Penso che il quadro sia, spero sia chiaro, ma naturalmente sono a vostra disposizione per domande e osservazioni. Grazie. Grazie Ministro. Adesso inizierei con gli interventi, ne ho alcuni già richiesti e darei la parola all'onorevole Ficara. Grazie Presidente, sarà difficile stare negli 8 minuti, quindi sicuramente mi riprenderà. Sono 8 per gruppo, tengo diciamo, a precisarle che la complicazione è più ampia. Decisamente. Grazie Ministro per essere qui, per la relazione, anche perché poi ha un po' anche allargato il campo rispetto a quanto contenuto nella relazione che è stata trasmessa al Parlamento e quindi diciamo questo veramente grazie ancora. Per quanto riguarda il mio gruppo, abbiamo trovato la relazione, il contenuto diciamo, della relazione trasmessa al Parlamento parecchio lacunoso su tutta una serie di aspetti e di punti. In tutte le 158 pagine, onestamente, noi fatichiamo a comprendere quali siano quelle profonde motivazioni che poi giustificano la presenza diciamo e la eventuale diciamo costruzione di un attraversamento stabile, ripeto, per quanto contenuto nella relazione. Perché? Perché ci saremmo aspettati magari un'analisi di scenario sulla situazione attuale più dettagliata, con un'analisi diciamo oggettiva dei dati, tutte le varie caratteristiche. Faccio un esempio: i dati per esempio sui traffici passeggeri, merci, fanno riferimento all'ultimo censimento Istat del 2011. Ecco, noi riteniamo che se lo Stato, se il nostro Paese debba impegnarsi in un investimento così importante, beh, questo dovrebbe partire comunque sia diciamo da un'analisi quanto più, come dire, attinente al momento e alla realtà possibile. Ma inoltre poi ci saremmo anche aspettati un'analisi di scenario, o meglio più analisi di scenario messe a confronto diciamo partendo magari da diversi punti di partenza, così come alla fine chiede di analizzare appunto le varie alternative tecniche prendendo in considerazione diciamo i due ponti a unica o a più campate, quando forse come dire, la conclusione sarebbe stata forse quella secondo noi diciamo più adatta, quella magari di analizzare le alternative migliori in generale per quanto riguarda i costi di costruzione, i costi poi di manutenzione, i tempi che un eventuale intervento permette diciamo di guadagnare, di migliorare, le prestazioni, gli effetti poi che quell'intervento può avere dal punto di vista sociale, territoriale o ambientale. Sulla parte poi ambientale, sulla parte naturalistica, sismica, su tutti questi aspetti, secondo noi la relazione è superficiale e lacunosa. Faccio un piccolissimo esempio. La relazione, diciamo, il gruppo di lavoro esclude, perché come dire, ha più contro che pro, i tunnel,
Perché? Perché, diciamo, forse correttamente dice che andrebbero, chiaramente gli imbocchi andrebbero a insistere sulle due sponde dove sono frequenti fenomeni di frane sottomarine, la presenza di faglie, ed è tutta un'area, appunto quella sottomarina, praticamente mai studiata o studiata pochissimo, quindi servirebbe tutto il lavoro da questo punto di vista. Però, diciamo, e ci può stare come ragionamento, però nello stesso tempo si prende come ipotesi progettuale più, come dire, più possibile il ponte, per esempio, a più campate, ma il ponte a più campate avrebbe i pilastri che andrebbero appunto sott'acqua e andrebbero ad insistere quindi su quelle zone sottoposte a frane, a faglie, per le quali. Così come lo stesso ragionamento applicato al discorso tunnel si dovrebbe applicare anche appunto al ponte eventualmente a più campate, perché ad oggi il ponte ha un'unica campata, quindi con i due piloni sulla terraferma, è quello che da un punto di vista progettuale ha un livello leggermente più avanzato rispetto a tutti gli altri. Su questo non abbiamo praticamente elementi, quindi non capiamo questa discrasia, oltre al fatto che nel gruppo di lavoro mancano le competenze in materia di diciamo, materia biologica marina e terrestre, chimico-fisiche, naturalistiche, nonostante il Parlamento lo scorso, credo, novembre, con la mozione in aula, lo avesse richiesto espressamente appunto nella mozione votata, e questo non c'è. Ci sarebbero tante cose da dire, diciamo, ho preso un elenco pagina per pagina, secondo noi, di tutte le cose anche incongruenti secondo noi presenti nella relazione. Faccio soltanto diciamo alcuni esempi che lei ha anche citato per quanto riguarda per esempio il trasporto merci e passeggeri che potrebbe essere intercettato da un attraversamento stabile. Sul trasporto merci lei stesso ha detto, Ministro, che il traffico merci non si fermerebbe in Sicilia, ma proseguirebbe verso i porti del Nord Italia, Genova e Trieste, perché chiaramente il trasporto navale delle merci è molto, diciamo, più conveniente. Allora, lì mancano per esempio delle ipotesi di scenario diverso. È per esempio di impatto poi economico che eventualmente dunque la realizzazione diciamo, può avere per quanto riguarda appunto il trasporto merci. Si fa poi un passaggio nella relazione in cui si dice che per esempio il traffico merci che dalla Sicilia attraverso le autostrade del mare va in Campania potrebbe essere intercettato appunto da un attraversamento stabile, ma questo andrebbe un po' in controtendenza col fatto che noi vogliamo togliere i TIR dalle strade e appunto utilizzare mezzi alternativi, a meno che non vogliamo tornare indietro, ma non penso che questo sia, come dire, l'intendimento. Per quanto riguarda per esempio lo stesso trasporto aereo, nella relazione si dice che il traffico aereo dalla Sicilia verso gli aeroporti per esempio di Roma e Napoli potrebbe essere intercettato da un attraversamento stabile, però anche lì non c'è un'analisi oggettiva poi dei dati relativi al traffico, perché per esempio più della metà del traffico passeggeri che va su Roma, sull'aeroporto di Roma, poi prosegue per altri aeroporti per esempio del Nord Italia, e quindi chiaramente questo poi riduce anche un po' l'impatto per quanto riguarda i numeri. Secondo me è molto interessante la parte finale della relazione che ha fatto, perché in qualunque, diciamo, ecco, qualunque sia adesso lo scenario futuro e la strada che vorremmo seguire, bisogna partire però da una condizione, diciamo, e paragonare dunque i possibili sviluppi, però partendo da una condizione attuale che sia la migliore possibile, perché noi oggi abbiamo un sistema di attraversamento sullo stretto che praticamente è fermo a 40-50 anni fa, quindi benissimo tutto quello che ha detto appunto nella parte finale, gli investimenti che sono già contenuti nel PNRR per migliorare nel giro di poco tempo diciamo, l'attraversamento sullo stretto, però
perché da lì, migliorandolo da tutti i punti di vista, allora poi si può fare veramente un metro di paragone, un confronto per capire se serve o non serve, perché il nostro obiettivo è quello di capire se serve o non serve senza nessun tipo di schieramento ideologico assolutamente di partenza. Chiudo con una considerazione. Oltre a quello, a ciò che ha detto degli investimenti futuri, Ministro, oggi già si potrebbero fare, e so che lo sta attenzionando il suo Ministero, si potrebbero già ottenere dei miglioramenti di grande impatto sui collegamenti, per esempio Roma-Sicilia, per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Si potrebbero già oggi portare, per esempio, le frecce in Sicilia. Frecce, per esempio, senza praticamente quasi a costo zero, se non con pochissimi investimenti. Basti pensare a delle frecce di 4 locomotori e non di 8 come quelle che normalmente circolano e sono già state testate nel 2013, hanno una lunghezza di 100 metri, potrebbero imbarcarsi sui traghetti attuali che hanno una lunghezza di 130 e potrebbero arrivare poi nei due terminal siciliani di Palermo e Siracusa. Andando a migliorare i tragitti, per esempio, tra Roma e Villa, riducendola a 4 ore e mezza, così come avveniva con le frecce tra il 2017 e il 2019, tutti questi interventi già oggi potrebbero ridurre di 2 ore e 2 ore e mezza i tempi di percorrenza tra la Sicilia e Roma, riducendoli praticamente già di un 20-25% rispetto ai tempi attuali. Quindi questi sono tutti un po' i nostri dubbi, ne avremmo decisamente di più, ma ho finito il tempo e quindi la ringrazio ancora e ringrazio la Presidente. Grazie Onorevole Ficarra. A questo punto darei la parola all'Onorevole Prestigiacomo. Buongiorno, la vediamo. Presidente. Ecco, grazie. Prego. Buongiorno Presidente, buongiorno Ministro, buongiorno ai colleghi. Allora io... Intanto avevo compreso che l'audizione non era per discutere l'esito del lavoro del gruppo di studio ministeriale, ma quello più generale di comprendere l'intenzione del ministro su come andare avanti in riferimento a questa tematica. E la prima cosa però che mi sento di chiedere al ministro è: come mai, ministro, lei considera il lavoro di questa commissione come un punto zero dal quale partire? Io vorrei innanzitutto dire che questa commissione è stata istituita non da lei, dal suo predecessore, dalla ministra De Micheli, con determina di un direttore, cioè il valore giuridico di questo lavoro svolto da questo gruppo di studio praticamente è del tutto consultivo e a mio avviso non può essere considerato sostitutivo di un iter procedurale che fino ad oggi è regolamentato da leggi dello Stato che sono tuttora vigenti. Cioè io sono stupita perché se una commissione viene istituita a seguito di un intervento del Presidente del Consiglio, si fa un DM, un DPCM, assume un valore, no? Ma un direttore di un ministero, su iniziativa di un ministro, convoca delle persone illustrissime, che però ce ne sono molte altre fuori da questa commissione, altrettanto illustrissime, che potrebbero sostenere il contrario, e tutto questo mette in discussione un iter che dura, il dibattito da 70 anni, l'iter da quando è cominciato dura da qualche decennio, con atti che sono ancora validi, perché giustamente lei, ministro, ha ricordato che una legge ha messo in liquidazione la società Ponte sullo Stretto, ma il progetto, che ha superato tutti i vagli di legge, e mi permetta di dire che essendo stata io il ministro dell'Ambiente che ha avviato le autorizzazioni ambientali che si sono poi concluse nel 2013, mi permette di dissentire da quello che lei ha detto qui, e cioè che l'iter non è stato concluso, perché io l'ho seguito con grande attenzione e non è così. Certamente era un'autorizzazione complessa, un'opera sicuramente importantissima con una serie di problematiche. Mi permetto solo di dire che
A proposito del fatto che il ponte sarebbe stato chiuso in caso di condizioni meteorologiche, noi subiamo questo praticamente sempre, perché l'aeroporto di Catania, quando c'è la cenere dell'Etna, viene chiuso e noi veniamo sbarcati, se va bene a Comiso, se no a Palermo. Voglio dire, esiste anche un'imponderabilità determinata dalla collocazione geografica di un territorio che lo sottopone ad alcune limitazioni verso le quali i governi dovrebbero impegnarsi per cercare di alleggerire la vita dei cittadini. Noi avevamo bisogno certo di questo gruppo di lavoro per sapere quali sono i costi del non avere un collegamento stabile tra la Sicilia e l'Europa. Mi permetto di dire che i costi per i cittadini e anche per le merci, perché qui non stiamo discutendo appunto i vantaggi che ne potrebbero derivare da un'infrastruttura per i cittadini e anche per il trasporto delle merci, perché non vogliamo mai considerare che esista il porto di Augusta, che potrebbe diventare un hub strategico ed essere un po' in competizione con gli altri porti meravigliosi, stupendissimi che il paese ha in Genova e Trieste, ma certamente con un collegamento stabile, con il ponte, no? Che finalmente oggi pronunciamo questa parola che non abbiamo potuto scrivere negli ordini del giorno, Ministro, che sono due gli ordini del giorno approvati. E mi permetto di dire che nessuno dei due indica un percorso per cui si deve attivare uno studio di fattibilità. Perché anche questo io lo considero uno spreco. Cioè adesso noi dovremmo fare uno studio di fattibilità per dire se è meglio un progetto che esiste, che è quello del ponte a una campata, e un progetto che non esiste, che è quello di un ponte a tre campate. Per questo sono stati appostati 50 milioni di euro. Cioè, se il punto è quello di... Io, mi creda, non ho nulla con lei. Lei è, un ministro che arriva forse in un momento fortunato in cui si è riaperto il dibattito su questa importante infrastruttura per il paese. Però andare a spendere 50 milioni di euro per fare uno studio di fattibilità, quando noi abbiamo già un progetto, faccia fare le verifiche sulla attualità del progetto esistente attraverso una verifica delle autorizzazioni, delle verifiche tecniche ambientali che sono previste dalla legge. Cioè, non inventiamo un iter tutto speciale che non è suffragato però da nessun atto normativo. Mi permetto anche di dire che lei sintetizzava che la commissione ministeriale ha detto che non è conveniente il progetto di finanza. Il progetto di finanza esiste, è regolamentato dalle leggi dello Stato, ci sono degli organi di legge presso la Presidenza del Consiglio che valutano se un'opera è conveniente per lo Stato e per i cittadini a seguito di una proposta di progetto di finanza. C'è proprio un organo specifico previsto dalla legge, non può essere un gruppo di studio che decide che il progetto di finanza non è conveniente, anche perché nessuno mai ha parlato di quanto costerebbe questo attraversamento stabile. Parliamone, conveniente o non è conveniente per chi? Per i cittadini, per lo Stato, per le ferrovie? Di che cosa stiamo parlando? Cioè, su tutto questo c'è una vaghezza sulla quale naturalmente non è un'audizione che può fare chiarezza. No? Noi le vogliamo aiutare, Ministro, a superare le criticità. Comprendiamo che all'interno della maggioranza, perché questo poi è il dato oggettivo, non c'è una visione unitaria sulla soluzione di questo problema, però se la soluzione è arrivare al 25 con i traghetti più nuovi, forse questo non era quello che noi speravamo dal momento che sono arrivati un fiume di denari. E le chiedo anche di dire chiudo, le chiedo anche di dire con chiarezza perché il ponte non è stato inserito nel PNRR, dal momento che il fondo complementare istituito ha smentito clamorosamente la motivazione che l'opera non poteva essere conclusa entro il 26, dal momento che ci sono opere che lei sa benissimo, come la Roma-Pescara, come la Salerno-Reggio Calabria, che non saranno mai concluse entro il 2026. Quindi le chiedo di dirci perché non è stato inserito, perché questo dibattito non l'abbiamo fatto prima e l'abbiamo iniziato il minuto dopo che si è chiuso il PNRR. Grazie. Grazie, onorevole Prestigiacomo. Io devo però farvi presente questo.
I minuti a disposizione di ogni gruppo che abbiamo conteggiato sono 8, ovviamente se poi c'è tempo saremo più flessibili. Nel caso dell'onorevole Prestigiacomo, mi pare, diciamo, che sia intervenuta per 7 minuti, nel caso dell'onorevole Ficare è intervenuto per 9 minuti. No, ve lo dico perché siccome mi avete poi dato anche altri nominativi, sì, no, della scusi, stessa forza. No, ci mancherebbe, onorevole, prima che non vorrei penalizzare i miei colleghi, no, che fanno parte. Cercheremo di ovviamente dare un po' più di tempo dopo se ci riusciamo, però lo faccio presente per gli altri che devono intervenire affinché si possano organizzare. Onorevole Braga. Grazie Presidente, le chiedo quando se può, arrivo a 4 minuti, di farmi un cenno, così mi so autoregolare anche. Voglio ringraziare il Ministro Giovannini e anche le due Presidenti, insomma, per avere promosso questa audizione. Mi sembra che sia stata molto utile perché, come giustamente diceva qualcuno, non si è limitata a darci illustrazione il Ministro dei contenuti della relazione del gruppo di lavoro, ma ci ha fornito anche una serie di altre indicazioni che mi pare possano aiutarci anche a fare un po' di chiarezza tra noi su qual è lo stato dell'arte, il contesto entro cui si colloca una discussione abbastanza ricorrente su un tema così sentito e rilevante, ma su cui è giusto, credo, avere un po' il quadro chiaro, in molti elementi anche di carattere tecnico e un approccio più possibile, lasciatemi dire, non so, scientifico anche a una discussione di questa natura, di questo tipo. Io credo che gli elementi che ci sono stati indicati e che abbiamo avuto modo di vedere anche nelle settimane scorse danno conto di un lavoro approfondito del gruppo di lavoro sui due fronti, sia sulla ipotesi di attraversamento stabile che sul potenziamento degli interventi con una tempistica che mi pare comunque significativa di miglioramento e di superamento di molte criticità esistenti. Nello stesso tempo io, diciamo, devo dire che ho acquisito degli elementi utili anche a darmi più chiarezza sulle motivazioni per cui un'ipotesi di ripartenza dal progetto precedente non è possibile. Mi pare che ce ne siano alcune ineludibili, come la difformità, diciamo, dalla normativa tecnica, alcune criticità oggettive sulla valutazione di impatto ambientale, perché dobbiamo prendere atto che la procedura non si è conclusa, seppure è stata fatta una valutazione di impatto ambientale, ma si è conclusa con una mole di condizioni che per quantità e qualità ovviamente hanno rilevato molte criticità di carattere ambientale. Questo è il punto di partenza e mi pare anche che la proposta di sviluppare con questa tempistica un serio progetto di fattibilità tecnica e economica sia il modo migliore per procedere. Su questo voglio dire che considero positivo anche il fatto che il Ministero abbia annunciato proprio oggi, diciamo, lo abbiamo appreso anche dalla stampa, l'emanazione delle linee guida sul progetto di fattibilità tecnica e economica, dove vengono rafforzati i contenuti di questo progetto e viene diciamo così, attuato un principio fondamentale per quest'opera, ma anche per molte altre, che riguarda il rispetto appunto del do not significant harm, quindi di tutte le valutazioni di carattere ambientale, che ci può piacere o no, ma saranno fondamentali nello sviluppo dei prossimi passaggi su quest'opera. Io a riguardo avrei soltanto due domande che vorrei fare al Ministro. La prima è se l'analisi del fabbisogno che ci è stata illustrata e contenuta nella relazione è di fatto già comprensiva degli impatti e delle possibili migliorie derivanti dagli interventi di miglioramento dell'attraversamento dinamico. Cioè se l'analisi del fabbisogno e dello stato, diciamo così, delle necessità che hanno portato ad esprimere una valutazione di seria necessità di provvedere a un collegamento di carattere stabile, hanno già considerato tutte il miglioramento potenziale del collegamento dinamico attraverso l'esecuzione delle opere che sono state previste, o se è da prefigurare un'analisi del fabbisogno, diciamo, evoluta nei prossimi passaggi di sviluppo del progetto. E la seconda riguarda il passaggio del dibattito pubblico, che è fondamentale ovviamente per un'opera di questa natura, siccome sappiamo che anche questa disciplina è definita e delineata dal nostro ordinamento, se lei ha detto, mi pare di aver colto, che il dibattito pubblico si farà sulle due possibili soluzioni progettuali, ma
può contemplare anche una conclusione riguardo all'opzione zero sulla validità e l'opportunità dell'opera. Ho finito, Presidente, grazie mille. Ma non volevo interromperla, lei poteva andare avanti, è che mi ha chiesto di segnalarle e l'ho fatto. Bene, allora, onorevole Rixi. Grazie Presidente. No, io due domande al Ministro, una considerazione, intanto lo ringrazio dell'illustrazione, però le domande sono queste. Uno, vorrei capire questo approfondimento su il ponte, quanto è costato al pubblico, nel senso vorrei capire i costi della Commissione e quindi se è possibile alla Commissione avere un dettaglio sulle consulenze e su quanto è stato dato dal Ministero agli esperti. Lo dico perché con un'analisi fatta sia dei documenti che erano stati portati sull'opera della campata unica, e poi qua faccio anche una riflessione, mi sembra che la mole di approfondimenti fatti ad allora fosse molto più rilevante rispetto a quanto fatto dall'attuale Commissione. Quindi non mi sembra un ulteriore approfondimento, ma semmai, come posso dire, delle schede di sintesi di lavori che comunque erano stati già imbastiti e erano stati fatti anche con dati geologici e di carattere strutturale molto avanzati. Quindi lo dico perché bisogna darsi un metodo in questo Paese, anche sul tema di non poter rivampare dei progetti o il fatto che alcuni progetti non possono essere utilizzati perché sono cambiate le tecnologie. Vorrei ricordare che con questo metodo dovremmo bloccare e dar ragione ai 5 Stelle sia il terzo valico dei Giovi sia la Torino-Lione, perché entrambi questi progetti, come anche il nodo di Genova, per quelli che conosco direttamente, sono stati tutti progetti che hanno dovuto avere delle profonde revisioni perché erano partite con delle caratteristiche che non erano adeguate alle attuali normative. Quindi io non utilizzerei questo argomento perché sennò rischia di bloccare totalmente tutti i grandi progetti nel nostro Paese. Cioè se noi utilizziamo il metodo utilizzato in Sicilia e in Calabria non costruiamo più un'opera pubblica in tutto il resto del Paese. Lo dico perché non vorrei che invece di costruire e collegare il Sud al Nord e all'Europa rischiamo di utilizzare il modello che non ha funzionato in meridione sulle opere pubbliche per bloccare le opere pubbliche nel resto del Paese, e che temo che c'è qualche forza politica anche presente in questo Parlamento che questa idea tutto sommato non gli dispiacerebbe. Quindi noi su questo siamo assolutamente leali, però vogliamo anche avere dei dati concreti. Ora, dopo più di un anno e mezzo, pensare che risolve tutto comprando 3 navi, 4 locomotori e mettendo diciamo così su un progetto del PNRR dove lo Stato si indebita per i prossimi 30 anni nei confronti della Comunità Europea e bloccherà probabilmente nel prossimo decennio tutti i nuovi investimenti, vuol dire non voler investire sul centro-sud, in particolare decidere che la Sicilia non sarà mai collegata col resto del Paese. Lo dico perché un altro tema portato avanti dalla Commissione è il completamento delle reti TEN-T, e quindi su questo effettivamente il ponte dello Stretto ci stava dentro. Quindi io quello che chiedo al Governo è che si ponga una parola definitiva se il ponte si fa o non si fa. Non di continuare, come posso dire, a dare adesso ci sono 50 milioni per le nuove progettazioni per fare un po' di consulenza in giro, ma non si può procedere in questa maniera. Io su questo devo dire che noi perdiamo un'altra occasione storica come Paese, che è quella che i grandi Paesi europei stanno sfruttando sul completamento delle linee TEN-T, e il ponte è un caso, ma ce ne sono altre tratte, lei lo sa benissimo, che non sono ancora progettate da ferrovie, molti altri pezzi che sono stati messi nel PNRR, ma che non hanno le caratteristiche che dovrebbero avere, quindi anche quei progetti io mi auguro che vengano utilizzati ma adeguati alle nuove normative, come a mio avviso doveva essere fatto sul ponte sullo Stretto. E poi c'è il tema che lo Stato ha una continuità per quanto riguarda le fasi autorizzative e per quanto riguarda i processi. Io ho una volontà politica di non fare un'opera, e allora ovviamente
si adegua, ma se il Ministero 10 anni fa dice delle cose, dopo 10 anni le stesse persone dirne delle altre, se sono da un punto di vista di traffico, di volumi di traffico, il mondo cambia. Se è un problema di fisica, la fisica non hanno ancora trovato delle regole della fisica che sono cambiate negli ultimi 10 anni, quindi da questo punto di vista, dal punto di vista geologico, 10 anni non è un tempo sufficientemente lungo per cambiare dei pareri su quel tipo di caratteristiche. E questo mi dispiace, perché vuol dire che il sistema paese è molto condizionato dalle pressioni politiche, anche a livello tecnico, e questo non è un bene, perché secondo me una cosa sono le scelte politiche, che possono essere condivise o meno, una cosa sono le scelte tecniche che si devono rifare alla scienza. Se noi trasformiamo la scienza in politica, rischiamo di fare un errore. Quindi non utilizzerei per direzione al ponte dei problemi di carattere tecnico-scientifico, almeno che noi non riteniamo che i nostri esperti italiani sono inferiori tecnologicamente ad altri paesi. Quindi è un'ammissione di una nostra incapacità di svolgere determinate analisi in tempi relativamente brevi. E vado a chiudere, vorrei dire che il tema che oggi si pone è un tema squisitamente di carattere politico e non tecnico, e quindi credo che la maggioranza debba capire se la priorità è portare le infrastrutture al centro-sud oppure no, perché è vero, le navi possono arrivare a Genova e Trieste, quindi le strade nel centro-sud potrebbero anche non servire, però questa è una scelta, come posso dire, che voglio che in tutta la sua gravità venga resa consapevole ai cittadini del Meridione, perché è una scelta che noi come Lega non vogliamo fare. Noi siamo per fare le ferrovie e le strade anche a sud e trasformare il nostro paese in un paese più unito, più competitivo a livello europeo. Se utilizziamo questo metodo sul ponte, io vi dico anche, è inutile fare le ferrovie o le strade, perché a quel punto lì portiamo tutto con nave da altre parti e viviamo in un sistema che è a doppio binario, con regioni di serie A e regioni di serie B. Io credo che la Sicilia meriti qualcosa di diverso. Grazie. Grazie onorevole Rixi. Onorevole Nobili. Grazie Presidente. Sono emerse cose molto interessanti, e intanto anche io ringrazio il Ministro per il lavoro che ci ha fornito, perché è un lavoro utile, è un lavoro sostanzialmente completo, incrocia tutti i diversi aspetti di cui abbiamo discusso in questi lunghi anni. Anch'io ritengo, su questo raccolgo molte delle cose che sono state dette prima di me dalla collega Prestigiacomo, anch'io raccolgo un'insoddisfazione per ogni qualvolta viene buttato via un lavoro che è stato fatto e si riparte da zero, perché questo è un problema atavico del nostro paese, e in particolare nello specifico della vicenda Ponte sullo Stretto, che per noi di Italia Viva è un'opera cruciale, strategica per il futuro del paese, per lo sviluppo del Mezzogiorno e per la quale ci battiamo con nettezza da tempo. Anch'io credo che c'era un iter che si poteva assolutamente recuperare, e però credo anche che a questo punto, senza ripetere le cose che sono state già dette, sia importante partire dai punti fermi che sono emersi nella relazione del Ministro e nella relazione del gruppo di lavoro, e da lì andare avanti e partire davvero, e partire subito, perché quello che davvero non possiamo permetterci è che questo lavoro del gruppo di lavoro, susseguito da un nuovo gruppo di lavoro che il Ministro ha annunciato per il progetto di fattibilità e poi il dibattito pubblico, tutto questo ci porti a un'eterna melina, un eterno rinvio nell'incapacità di prendere le decisioni che servono al Paese. Ho i brividi quando sento dire da forze politiche che hanno invece nel tempo, immaginavo, chiarito una posizione su questo, che addirittura al termine di questo iter, quindi a fine 2022, noi dovremmo fare un dibattito pubblico che preveda anche l'opzione zero, cioè la non realizzazione. Quindi spero di non arrivare a un paradosso simile, perché allora davvero avrebbe più senso interrompere a questo punto i lavori.
Invece, dicevo, ho trovato la relazione del Ministro da questo punto di vista rassicurante, intanto perché possiamo evitare e togliere l'ipocrisia che ha accompagnato il lavoro dei nostri ultimi mesi di trovare questi sinonimi, attraversamento stabile e compagnia, e possiamo finalmente parlare con una certa tranquillità di ponte, nel senso che il gruppo di lavoro ha escluso le altre ipotesi, le diverse modalità di tunnel, rimane questo dibattito che per quanto mi riguarda sarebbe facile sciogliere, ma capisco che è giusto che ci si lavori sopra, sul ponte a una o più campate. Insieme a questo serve un solido progetto economico da realizzare immediatamente. È stato senza dubbio un errore, io lo ribadisco con grande forza, non utilizzare il PNRR, innanzitutto non utilizzarlo come anche la nostra commissione aveva più volte, in commissione abbiamo più volte avanzato e proposto, per le opere di raccordo che sono comunque indispensabili, che potevano essere comprese dentro quel lavoro anche al di là dell'utilizzo o meno del fondo complementare che si ricordava. Quindi subito partire davvero, subito un solido progetto economico, i soldi oggi ci sono, e anche nell'ipotesi di utilizzare esclusivamente soldi pubblici, i soldi ci sono. Noi siamo in una convergenza che non ricapiterà per i prossimi anni, ci sono le risorse europee, c'è il debito che stiamo facendo, c'è una maggioranza politica che può accompagnare questo lavoro, è una circostanza, una coincidenza di fattori che non può essere sprecata, è forse l'ultima chiamata per questo progetto. Quindi ci sono le risorse allocate, così ci parliamo con grande chiarezza, al Ministero per il Sud, e sono risorse che potrebbero e possono essere utilizzate per questo progetto. In alternativa si possono spostare opere che hanno iter ancora lunghi sul PNR e sul PNRR e liberare quindi risorse. Quindi le cose da fare sono però stringenti, cioè noi non possiamo permetterci di prendere altri anni, di sprecare altri anni. Quindi avanzo da questo punto di vista anche una proposta, cioè intanto lavorare, batterci e chiedere con forza subito l'inserimento nelle reti TEN come corridoio, nel corridoio scandinavo-mediterraneo, perché è fondamentale. Utilizzare tutte le norme di semplificazione che abbiamo messo in campo, darci un tempo preciso per la realizzazione di questo progetto di fattibilità, e su questo invece sono un po' più preoccupato perché vedo tempi dilatati. Diamoci 6 mesi, in 6 mesi è assolutamente realizzabile questo progetto, e noi dobbiamo darci, credo che il ministro debba darsi, e lo invito in questo senso perché potrebbe essere anche molto significativo, darsi l'obiettivo di avviare finalmente i cantieri entro la fine di questa legislatura, perché è un tempo che possiamo darci, le norme che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando, possono permetterci lavorare in questo senso. E in questo senso faccio anche un appello alle commissioni riunite, che è il seguente: al termine dell'audizione lavoriamo e ragioniamo insieme di una risoluzione comune che possa dare non solo seguito ai contenuti dell'audizione del ministro, ma anche con la richiesta stringente e condivisa di tempi certi, al di là di quale sarà l'esito, al di là del progetto di fattibilità che si sceglierà di imboccare. Stabiliamo dei tempi certi, diamoci 6 mesi per il progetto, individuiamo le risorse per realizzarlo e lavoriamo per aprire finalmente il cantiere del ponte entro la fine di questa legislatura. Le risorse anche pubbliche ci sono, un progetto economico che sta in piedi è possibile costruirlo, un progetto di fattibilità è possibile realizzarlo, le norme che abbiamo messo in campo e che continueremo a mettere in campo ci consentono questa tempistica, facciamo nell'interesse del Paese. Oppure davvero, visto che ci sono scelte anche che io condivido, perché il potenziamento sull'attraversamento navale, sui treni, la riconversione elettrica, tutto sacrosanto, tutto giusto, però allora interrompiamo questo lavoro, o partiamo adesso davvero e rapidamente e ci diamo tempi certi. Da questo punto di vista chiedo con forza che le commissioni lavorino una risoluzione comune in questo senso che accompagni il lavoro del ministro, o altrimenti avremo sprecato un'altra grande occasione. Grazie. Grazie onorevole Nobile. Onorevole Foti. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno signor Ministro.
Io penso di dover partire con una premessa di ordine politico, e cioè Fratelli d'Italia è favorevole all'attraversamento stabile dello stretto, perché se noi non partiamo da una considerazione, che è appunto una considerazione di natura politica, difficilmente riusciamo ad andare a chiudere un cerchio che ormai da troppi anni non si chiude. Devo dire che la politica dei corridoi non è una politica che viene inventata dai partiti. I corridoi europei, le reti TNT, sono in relazione anche alla posizione geografica dei vari stati e al flusso attraverso le quali le merci si muovono. Negare che l'attraversamento stabile del ponte sullo stretto sia indispensabile è negare la realtà dei fatti. Sotto questo profilo voglio essere chiaro, a me pare di aver sentito, signor Ministro, lei è persona tecnica in questo governo, ma ovviamente è un governo appoggiato da forze politiche, avrà sentito tante voci già in questa prima fase dell'audizione, ma fortemente dissonanti. Alla fine vi è sempre il retropensiero che quest'opera sia un'opera inutile. E allora io penso che sia da lì che bisogna sgombrare il terreno e il campo. L'opera non è inutile, e non è inutile come non fu inutile la realizzazione all'inizio, una certa avventura dell'Unità d'Italia, quando Cavour puntò sulle ferrovie. Noi dobbiamo avere la lucidità di capire che non possiamo pensare che un'isola come la Sicilia rimanga lì quasi isolata, messa nella vigna a far da palo. Sotto questo profilo io apprezzo l'iniziativa e le iniziative che lei ha annunciato relativamente a quella che può essere, diciamo, la fase mobile dei vari progetti per migliorare lo status quo. Ma il nostro obiettivo deve essere un obiettivo di sistema, deve essere un obiettivo che dà una tempistica anche, signor Ministro, perché vede, le commissioni giustamente si costituiscono in gruppi di lavoro, ma per chi, come chi le parla, è da qualche anno in Parlamento, le posso dire che del ponte sullo stretto ormai è una vita che se ne parla, ma se ne parla soltanto. Dato che ritengo anche che la funzione oggi sia quella di passare dal governo delle parole al governo del fare, io le suggerirei, se me lo consente, e questa è la mia domanda, di prendere una forte iniziativa volta a definire chiaramente chi crede innanzitutto nella ipotesi che poi dovrà essere vagliata ovviamente sotto il profilo tecnico, ma noi avevamo già delle valutazioni sotto il profilo tecnico che ci dicevano che la realizzazione del collegamento stabile era possibile. Beh, allora chiaramente sgombrare il campo da chi gioca a voler continuare a ritardare attraverso analisi, studi, riflessioni, la possibilità della partenza di quest'opera, e chi invece crede che quest'opera sia effettivamente, come Fratelli d'Italia ritiene, necessaria e strategica. E a questo punto le forze che credono in questa seconda ipotesi collaborino per cercare di avere finalmente, non fra 6 mesi, signor Ministro, non fra 2 anni, perché lei sa meglio di me, al di là della propaganda, che fra 2 anni questo cantiere non potrà essere aperto. Ma al di là dei tempi in cui potrà essere aperto, che l'attraversamento stabile sia effettivamente realizzato con proficuo vantaggio non solo per il territorio siciliano, ma per l'Italia intera. Grazie, onorevole Foti. Adesso noi abbiamo l'onorevole Moroni e abbiamo concluso il primo giro, a cui seguirà il secondo giro. Diciamo, la prima sarà Bruno Bossio, che ha ancora 4 minuti, poi c'è la Lega, che ha ancora a disposizione 2 o 3 minuti, e mi hanno chiesto di intervenire sia l'onorevole Forgiuelle che l'onorevole Pagano, quindi magari raccordatevi oppure dividetevi il tempo.
Gli altri hanno esaurito il tempo, diciamo sostanzialmente, oppure non hanno richiesti di interventi, però daremo comunque tutto il tempo a disposizione fino alle ore 10. Poi darei la parola al ministro, se no non ha il tempo di concludere. D'accordo? Bene. Allora, onorevole Muroni. Presidente, mi scusi, siccome ho un problema con il video, posso, diciamo, passare la parola al prossimo collega e mi ricollego con un altro device, però, perché sennò non Ma riesco a come vuole, ma sentire. se vuole anche stare senza video, cioè a noi fa Ah, ok, piacere così, vederla, ok. però No, sì, mi sembrava prosegua pure scortese se verso i ritiene. colleghi. Va bene No, anche va se. bene così. Ok. Molto, molto rapidamente, io penso che il ministro oggi sia venuto nelle commissioni con un atteggiamento, come dire, tecnico-scientifico, portando dei dati molto validi e io non credo che sia da addebitare a questo ministro, a questo ministero, il fatto che non si sia preso ancora una decisione. Io naturalmente, come sapete, lo dico in premessa per onestà della discussione, da sempre penso che il ponte sullo stretto sia un'opera che non serve al paese, pensata in un altro momento, in realtà diciamo secoli e secoli fa, ma non si è realizzato e soprattutto in questi anni ha rappresentato un dispendio di soldi pubblici. Quello che mi sembra che il ministro Giovannini stia provando a fare, partendo dal lavoro di una commissione su cui naturalmente certo vanno anche approfonditi i costi, ma sulla cui utilità io avevo già dei dubbi, istituita nello scorso governo sulla base di quella relazione, che non è una relazione che può essere tirata da una parte e dall'altra. Il gruppo tecnico ha fatto un lavoro da tecnico e quindi ha ipotesi su ipotesi portato elementi a favore, elementi contrari, ma soprattutto ha detto che bisogna continuare ad approfondire, perché oggettivamente, al di là di quello che possono pensare i singoli commissari e le singole forze politiche, è un'opera assai complessa che non, peraltro, diciamo, non toglie di mezzo il fatto che comunque devi rafforzare l'attraversamento dinamico dello stretto e quindi le due cose non possono essere viste né in alternativa né in contrapposizione. E io credo che il ministro Giovannini stia provando a portare la discussione su un piano tecnico-scientifico perché è quello su cui noi credo ci dobbiamo muovere in prima battuta per capire qual è lo stato di avanzamento dei lavori. Poi, naturalmente, se devo dire la mia opinione personale e per come vedo questa storia ormai da decenni, io credo che stiamo perdendo tempo perché invece le risorse andrebbero messe soprattutto diciamo, in maniera importante sull'attraversamento dinamico e soprattutto sul rafforzamento di tutta la linea generale che porta dal nord al sud. Dopodiché, sì, forse ministro, è bene che rispieghi a tutti i commissari delle due commissioni perché non è stato possibile inserire il ponte sullo stretto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A me sembra molto chiaro, ma siccome ci si torna ogni volta, vale la pena usare questa occasione per dirlo una volta definitivamente. Grazie. Grazie, onorevole Muroni. Adesso passiamo al secondo giro. Inizio con Bruno Bossio. Bene, grazie. Ringrazio il ministro Giovannini che sta portando avanti con determinazione scelte che sono state fatte già da tempo. Voglio ricordare per tutte all'inizio di questa discussione la mozione presentata da 21 parlamentari del Partito Democratico sulla carenza infrastrutturale del Sud, in cui per la prima volta si scriveva che era necessario un attraversamento stabile dello stretto collegato all'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Questa mozione, questa idea è stata ripresa in maniera unanime all'interno della Commissione Trasporti, si è avviata un'interlocuzione con il Ministero. E siamo arrivati già a un primo risultato fondamentale che considero strettamente collegato all'idea dell'attraversamento stabile dello stretto, che sono gli 11 miliardi e 200 milioni per
la realizzazione di una parte fondamentale dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, perché il punto vero è proprio questo: c'è una carenza infrastrutturale che va da Salerno a Palermo, non a Reggio Calabria. E c'è un'altra novità importante che è stata ribadita oggi dal ministro Giovannini e che hanno ripreso anche dei colleghi. Non dobbiamo più parlare di attraversamento stabile, dobbiamo parlare di ponte, perché questo studio del Ministero ha detto che l'attraversamento stabile dello stretto passa attraverso la realizzazione di un ponte. Poi come deve essere questo ponte lo vediamo fra un attimo, però questa è l'altra cosa. E la terza questione fondamentale che fa questo studio, che praticamente finalmente chiarisce i danni economici, sociali e ambientali che sono stati fatti al Mezzogiorno non avendo finora realizzato quest'opera. Ambientali, perché se parliamo di cura del ferro non possiamo immaginare i treni che si fermano a Reggio Calabria o a Villa San Giovanni, salgono su un traghetto, vengono messi su un traghetto e poi arrivano in un'isola senza, diciamo, nessuno sbocco sostanzialmente dal punto di vista della linea, diciamo così, e dell'europea. Quindi io credo che la sostenibilità che passa attraverso della cura del ferro passa anche attraverso il ponte sullo stretto. Due cose fondamentali quindi a questo punto. C'è un cronoprogramma che ha presentato il ministro, che passa attraverso lo studio di fattibilità che deve essere, diciamo, completato entro primavera 2022. Vorremmo sapere, probabilmente l'idea di fare una risoluzione delle due commissioni forse è fondamentale, quanto è stringente questo tempo, cioè entro quanto effettivamente ci sarà questo studio di fattibilità, e la garanzia, quindi anche attraverso i contratti con RFI e ANAS, che il finanziamento del ponte sullo stretto sarà messo nella legge di bilancio approvata, che sarà approvata a dicembre 2022 per il 2023. Senza queste garanzie io credo che in questo momento abbiamo fatto l'ennesimo studio che finalmente, ripeto, mette fine, mi auguro, a tutte le polemiche ideologiche, fa fare una scelta a questa maggioranza del governo Draghi nella direzione del ponte sullo stretto, ma le garanzie della tempistica e dei finanziamenti sono fondamentali. Grazie onorevole Bruno Bossio. Adesso procederei così, darei la parola all'onorevole Siracusano, Forza Italia, per recuperare due minuti. Okay. Poi alla Lega, e mi direte voi, e successivamente all'onorevole Grillo, che ha chiesto di intervenire. Prego, onorevole Siracusano. Non la sentiamo. Onorevole Siracusano. Eccomi, scusa. Mi sente? Mi sentite? Ora sì, ora la sentiamo, perfetto. Grazie, io ho poco tempo, Ministro, sarò molto diretta e schietta e da massinese penso di poterlo dire, il diritto di esserlo. Allora, premesso che ormai è consapevolezza diffusa che lo sviluppo del Mezzogiorno passa dal ponte sullo stretto di Messina, è consapevolezza diffusa che l'alta velocità fino alla Sicilia non si può realizzare senza il ponte sullo stretto di Messina. E sappiamo bene che in passato il pregiudizio ideologico ha viziato e compromesso la realizzazione di quest'opera. Questo pregiudizio ideologico oggi è superato perché la stragrande maggioranza delle forze politiche che sostengono questo governo, il suo governo, ministro Giovannini, le chiede di fare il ponte sullo stretto di Messina attraverso degli atti di indirizzo che il Parlamento ha votato, che però non prevedono gli studi di fattibilità, che chiedono al governo di reperire le risorse necessarie per realizzare il collegamento stabile e veloce sullo stretto di Messina. Le dirò con sincerità che tirar fuori il nuovo progetto a tre campate ha destato non preoccupazione, terrore presso i siciliani, perché non soltanto per i tempi di realizzazione, ma soprattutto per una questione tecnica che in passato ha fatto escludere questa ipotesi, e cioè quello della pila sullo stretto, su una faglia attiva dove ci sono delle correnti fortissime che in passato, ripeto, hanno fatto escludere questo progetto. Quindi io le chiedo intanto con sincerità, quello che vogliono sapere i siciliani: il governo Draghi vuole o non vuole fare il ponte sullo stretto di Messina? E quali tempi prevede nell'ipotesi di realizzazione di un nuovo progetto con nuovi studi di fattibilità dove impiegare altri 50 milioni di euro?
quanto tempo invece ci vorrebbe per aggiornare un progetto esistente già definitivo e cantierabile. Grazie. Grazie onorevole Siracusano. Adesso onorevole Forgiuele. Grazie Presidente, proverò ad essere brevissimo e restare nei tempi, magari rimane qualcosa anche per il mio collega. Io saluto anche il Presidente Rotta, ringrazio il Ministro per l'illustrazione della relazione. Una relazione che ha chiarito dei punti molto importanti, così come hanno detto chi mi ha preceduto, cioè non si fa il tunnel, si parla di ponte. Poi bisognerà decidere se è una o a tre campate. Mentre nel secondo caso non esiste alcun progetto, nel primo caso esiste un progetto che ad oggi il Ministro dice in base alla relazione assolutamente non può essere neanche quasi revisionato, ma è che è un progetto che in realtà ha poco più di 10 anni e che è stato validato all'epoca da organismi nazionali ed internazionali che sono di una notevole autorevolezza. Quindi credo che bisogna fare una valutazione su il fatto che quel progetto possa essere utilizzato quasi immediatamente. È ovvio che per quanto riguarda la possibilità di utilizzare le tre campate ci sia una pervasività che è stata spiegata anche dall'onorevole Ficara per quanto riguarda l'aspetto ambientale, e ci sono degli aspetti anche di natura sismica che dovrebbero essere approfonditi. Solo per quelli ci vorrebbero 3 o 4 anni. Quindi un prolungamento di tempistica che ovviamente va a cozzare con quelle che sono le esigenze reali. Io al Ministro chiedo se ha parlato, così come ha anche chiesto l'onorevole Siracusano, con il presidente Draghi effettivamente della realizzazione, della necessità di realizzare quest'opera, e poi chiedo se abbia immaginato, visto che non siamo stati inseriti nel PNRR per questo progetto, di richiedere almeno in modo ufficiale, in modo formale, alle istituzioni europee un 20% di contributo per la realizzazione di quest'opera, una facoltà che già i danesi stanno utilizzando per la realizzazione dell'opera sul Fehmarn che è in costruzione. Una opzione che sarebbe legittima anche perché quest'opera si andrebbe ad inserire nella rete TEN-T, e quindi un'opzione che potrebbe legittimare ulteriormente quello che è un impegno di cui ha bisogno la nostra nazione. Ovviamente rimane fermo la intenzione di poter anche noi partecipare ad una risoluzione che espliciti tempistiche e finanziamenti certi. Grazie. Grazie. Adesso do la parola all'onorevole Grillo, sempre anche in questo caso 2 minuti. Arrivo, non so se mi vedete o mi sentite, eccomi qua. Sentire, grazie. Sentire sì, ecco, anche vedere, perfetto. Grazie. Cercherò di essere veloce anche se ci sarebbe molto da dire, e siccome questo penso non è un dibattito sul ponte ma sulla sua relazione, io mi riferisco a quello che lei ha scritto nella slide sulle principali criticità attuali. In particolare lei dice, e io sono completamente d'accordo, che manca una governance unitaria per i servizi di mobilità dello stretto. Io ritengo paradossale che ci siano forze politiche che hanno governato per 20 anni questo paese proponendo il ponte dalla mattina alla sera e non si siano mai preoccupate di creare, di studiare, di organizzare una governance del sistema mobilità dello stretto. Governance significa gestione generale. Faccio un esempio banalissimo: a Terra Reggio Calabria non riesco ad andare alle Eolie con un mezzo veloce. Com'è possibile questo se parliamo di sviluppo del territorio, turismo, eccetera? Quindi si deve partire da quello. Se tu non hai una visione d'insieme, non puoi poi parlare del singolo pezzettino, devi avere una visione d'insieme. Detto questo, e io spero che nelle sue attività successive ci sarà quella di finalmente studiare una governance della mobilità dell'area dello stretto, dobbiamo capire come accelerare lo spostamento di merci e persone tra queste due sponde, perché di questo si parla, perché sono quelli che parlano di ponte a priori lo fanno in maniera ideologica. Allora, siccome l'obiettivo del Ministro dei Trasporti è migliorare il trasporto, quello che io le chiedo, visto che per 20 anni hanno parlato solo di ponte, è si è mai studiato effettivamente quanto l'attraversamento, poi mi faccio dire stabile, diciamo che uno dovrebbe dire statico e dinamico a questo punto, quanto l'attraversamento stabile e dinamico, perché sarebbe stabile in termini di tempi e di strutture e di mezzi e di persone, dinamico quindi sull'acqua, navale, con mezzi di trasporto navale,
può effettivamente rispondere alle esigenze di aumentare la velocità di trasporto di merci e persone, influendo sullo sviluppo del territorio? Perché se non si risponde a questa domanda banale e semplice, noi parliamo appunto solo ed esclusivamente di un fatto ideologico, cioè di forze politiche che poi non capisco perché per 20 anni non l'hanno realizzato e adesso lo vogliono fare tutti adesso, fingendo di non sapere che i fondi del PNRR sono quelli che si possono, diciamo, cioè se li levi da una parte e li metti dall'altra e viceversa. Quindi io le chiedo, nell'ottica di quelle proposte che io condivido totalmente, che appartenevano all'ultima slide, quindi i prossimi passi possibili, di avere uno studio organico che nessuno ha mai fatto di quanto si può potenziare effettivamente e quindi a quel punto sapere se dobbiamo spendere il quintuplo, il decuplo delle risorse possibili su una cosa che secondo me sarà impossibile da fare. A tal poco faccio sapere che io ho colloquiato con la Protezione Civile, la quale non è che mi sembra proprio così convinta di questo famoso ponte. Vabbè, quindi diciamo che Onorevole la mia Grillo, domanda. scusi, la volevo richiamare sui tempi, non perché ci mancherebbe No, altro. finito e vi chiedo Grazie. scusa se ho sforato di qualche secondo. Grazie, Ci a voi. mancherebbe, grazie. Siamo tutti un po' in questa situazione di tempi ristretti. Onorevole Pagano, e poi una domanda dell'onorevole Morassù. No, Grazie anche Presidente. articolato. Vado in scia agli interventi già fatti dall'onorevole Rixi e dall'onorevole Frugiuele della Lega, in cui mi riconosco pienamente, non soltanto perché appartengo a questo gruppo politico, ma perché da siciliano ho apprezzato tanto le valutazioni che sono state oggi espresse al mio gruppo parlamentare. Presidente, nei 2 minuti che mi sono stati concessi, una precisazione fatta al Presidente. 8 mesi per una relazione che nulla dice di più di quello che già si conoscesse. Nessun cenno sulla tempistica delle opere di compensazione. Nulla si dice sul progetto di una campata, mentre sull'altro viene detto che sarà fatto, comunque una tempistica tutta da definire. Nessuna valutazione economica, solo che presumibilmente 3 campate costa meno. Nessun cenno sulle ricadute economiche e nessun cenno sul contenzioso che è stato attivato da Eurolink che sta producendo danni erariali non indifferenti nei confronti dello Stato. Io penso che già questo sia sufficiente per definire questa relazione perlomeno dubbia. Mi associo a quanto già detto al mio gruppo parlamentare. Dubbia in generale, e poi saremo curiosi di conoscere, e sarà una curiosità oggettiva, di conoscere anche quanto realmente sia costato. E tutto questo poi alla fine per osservare nella relazione fatta al Ministro, e lo dico con grande rispetto ma assolutamente con grande fermezza, nel punto 5 del Ministro, i prossimi passi possibili, così testualmente lo ha citato. Passi possibili, un confronto fra due progetti, dove ci sono 50 milioni messi a disposizione per fare questo, su nessuna base scientifica su cui evidentemente deve essere realizzato tutto questo. Signor Ministro, guardi che noi in aula il 30 giugno siamo rimasti 5 ore bloccati, 5 ore bloccate per trovare una mediazione. E dove noi siamo stati chiarissimi in tal senso. Non poteva esserci dubbio sul fatto che nessun tipo altro progetto potesse essere messo in discussione. Altrimenti, dicevamo in maniera molto chiara, avremmo votato contro, vi sareste assunti delle responsabilità che sono di ordine morale, storico e politico, rimandando tutto nella disponibilità decisoria dell'unico che realmente a questo punto, essendo opera strategica, deve dire il tutto, cioè col massimo rispetto di tutti gli altri, il Presidente del Consiglio. Allora, oggi, quando io mi sento fare questo punto 5, che poi fa rima col punto 6 di un investimento fantasmagorico di 3 traghetti nel 2025, mi si consenta che questa forse possa essere intesa anche come una presa in giro. Nessuno può togliermelo dal dubbio, a meno che lei, Ministro, in maniera molto chiara e tranchante, oggi mi dice come stanno le cose. Perché qui mi sembra chiaro che c'è la volontà di tirare la palla avanti, per usare un termine calcistico, e poi sine die vedere come va a finire. È evidente, quindi, ancora una volta, che è stata trovata una modalità, se così fosse, ma mi auguro di no, e lo dico con grande rispetto e nello stesso tempo lo dico anche da siciliano, che non può essere trattato
evidentemente nei termini che abbiamo osservato fino adesso, in questi 3 decenni, non si può osservare e pensare che evidentemente deve essere fatto tutto questo a danno di un contesto socio-economico, di una regione, di uno Stato che ovviamente merita di essere rispettato. Grazie, onorevole Pagano. Onorevole Murassut. Molto rapidamente, la mia domanda è semplice. Ringraziando il Ministro per il quadro che ci ha offerto e per il lavoro serio e rigoroso che si sta impostando anche in vista delle misure immediate per il potenziamento dell'attraversamento dinamico, che è nell'immediato una necessità impellente. La mia domanda è questa, poiché si va, mi pare di capire, comunque nella direzione entro la primavera prossima, 2022, della redazione di uno studio di fattibilità che possa mettere a fuoco, sostanzialmente da quello che ho capito, l'ipotesi residua, cioè quella di un attraversamento a più campate, avendo percepito dalla relazione e dai documenti che sono stati illustrati una tendenziale così esclusione, ma posso sbagliarmi, delle altre ipotesi dell'attraversamento tunnel alveo subalveo e del ponte a campata unica, in che maniera in quello studio di fattibilità, che è necessariamente un documento leggero, cioè a maglie larghe, si inserirà invece una valutazione geomorfologica approfondita, perché il tema è sostanzialmente ambientale, che condiziona le soluzioni progettuali. E lo dico perché la relazione geomorfologica allegata al progetto della società concessionaria del 2011 è, se si ha la cura di leggerla, sicuramente il Ministro l'avrà letta, ma lo dico anche ai colleghi, chiaramente una relazione geomorfologica molto contraddittoria, che rimanda peraltro ad approfondimenti più analitici in presenza di fasi progettuali attuative. Quindi quella relazione geomorfologica legata al progetto originario era una relazione che già apriva la possibilità che in fase attuativa il progetto cambiasse. Quindi se noi dobbiamo ripartire in una direzione diversa, credo sia importante avere come premessa, come preliminare, come base essenziale, non tanto una scelta delle ipotesi progettuali che verrà, ma un serio ed approfondito e più attendibile valutazione dell'analisi geomorfologica e dei fondali, che sono il problema essenziale per poter definire meglio le caratteristiche di questo attraversamento stabile. Grazie onorevole Murassut. Abbiamo concluso tutte le richieste e quindi mi pare non sia rimasto fuori nessuno. Do la parola al Ministro Giovannini per la replica. Grazie Presidente, grazie a tutti per gli interventi che sono stati fatti, che in alcuni casi sono contraddittori tra di loro, e quindi proverò a chiarire la posizione del Governo, non del Ministro Giovannini, perché la posizione che è stata presentata è una posizione che è stata discussa, onorevole Pagano, con il Presidente del Consiglio e con i ministri competenti per materia. Il primo punto, io non credo che la relazione sia lacunosa sul piano trasportistico, onorevole Ficara, perché laddove si usano i dati disponibili al 2019 si usano i dati, dove sono disponibili i dati al 2019 si usano i dati al 2019. In alcuni casi i dati sono purtroppo più indietro. Dopodiché vorrei ricordare che sul tema ambientale, visto che anche è stato appunto segnalato da onorevole Ficara, il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo la presa di posizione della Commissione, ha chiesto al MITE, anzi all'epoca al Ministero dell'Ambiente, di integrare la Commissione. Mai è arrivata risposta. Dunque, quando questo governo si è insediato, le alternative erano due: ricominciare a ricostituire, allargare la Commissione, oppure, con grande chiarezza, come scritto nella relazione, segnalare la necessità di ulteriori approfondimenti di carattere ambientale senza fermare o ricominciare il lavoro della Commissione, proprio per evitare il rinvio continuo di della discussione su queste tematiche. Sono contento che diversi degli intervenuti abbiano segnalato che il miglioramento della situazione nel breve termine
vada comunque realizzato e che questo non è in contrasto con la discussione sull'attraversamento stabile o sul ponte nella proposta del governo. Segnalo tra l'altro che il Parlamento, votando il PNRR e il piano complementare, ha di fatto già dato il proprio assenso proprio a questi interventi che, ripeto, non sono in contrasto o in alternativa, ma sono orientati non a ipotesi fantasmagoriche, come qualcuno ha detto, ma sono orientate a rispondere ai bisogni dei cittadini sulla base di analisi che da molti anni erano disponibili e che non avevano mai condotto a azioni di proporzioni e di sistematicità come quelle che questo governo sta proponendo. In ogni caso, secondo elemento che vorrei sottolineare, il tema della valutazione dei costi, dei tempi e così via. Io credo che la relazione abbia diversi meriti, tra cui quello di specificare che cosa, come ho già ribadito precedentemente, mancava a poter considerare il progetto elaborato 10 anni fa come pronto per essere avviato. Un esempio per tutti: sull'iter di via, onorevole Prestigiacomo, 6 prescrizioni sono state ottemperate, 18 sono state ottemperate parzialmente, una non è stata ottemperata, e nella relazione finale della Commissione alle conclusioni si legge testualmente: la Commissione, esaminato il progetto definitivo e valutato che le risposte fornite dal proponente alla richiesta di integrazione avanzate dal MAPM sono state parziali, lacunose e non sempre esaustive riguardo alle criticità ambientali sopra rilevate, esprime il seguente parere. Dopodiché, appunto, c'è l'elenco dei diversi aspetti che richiedono approfondimento. Proprio per evitare ulteriori lavori, la relazione richiama proprio le conclusioni senza ricominciare un'analisi che la commissione di via aveva chiaramente richiesto molto tempo fa. E sono d'accordo con l'onorevole Prestigiacomo sul fatto che una cosa è l'imponderabilità, come l'eruzione dell'Etna, dal fatto che prevedere sistematicamente l'attraversamento dinamico, in quanto nel progetto originario era prevista la necessità, diciamo così, di prevedere chiusure legate al vento, è appunto, i due elementi sono differenti, perché il progetto stesso dava per elevata probabilità e quindi la necessità da parte delle autorità pubbliche di non smantellare il sistema dell'attraversamento dinamico in caso di condizioni atmosferiche particolari. Certamente il progetto di finanza va valutato da un organo specifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dunque quello che la Commissione segnala è che quel progetto dell'epoca andrebbe comunque adeguato, non solo per i motivi ambientali che ho richiamato precedentemente, sollevati dalla Commissione Via, ma anche dal fatto che in 10 anni la situazione anche dei costi è certamente cambiata, ma il punto cruciale è che la Commissione suggerisce un investimento ancora più forte da parte del settore pubblico, proprio perché gli esperti presenti nella Commissione hanno ritenuto che il costo dell'opera sia così ingente che in ogni caso, anche se ci fosse una compartecipazione dei privati, il costo per la manutenzione, per la gestione poi dell'opera stessa e naturalmente per l'attraversamento imporrebbe dei pedaggi estremamente elevati, o comunque dei canoni estremamente elevati, che comunque finirebbero sul costo della finanza pubblica.
Perché il piano non è, il progetto non è stato inserito nel PNRR o nel fondo complementare, l'ho spiegato diverse volte, lo rispiego molto volentieri. Il principio in base al quale è stato possibile inserire progetti nel PNRR è quello dei lotti funzionali, cioè della necessità che l'intervento entri in funzione entro il 2026. Quindi le opere di adduzione, ad esempio, non sarebbero state considerate tali dalla Commissione come eleggibili, senza parlare del fatto che il principio di base del PNRR e non solo, come è stato ricordato, è il do not significant harm, cioè di non danneggiare significativamente l'ambiente. Quindi sarebbe stato difficilmente argomentabile con la Commissione europea che chiedevamo di finanziare un progetto con un giudizio della Commissione VIA come quello che ho ricordato precedentemente. Questo vale per il progetto per attraversamento stabile, ma anche per altri progetti che non sono stati inseriti né nel PNRR né nel fondo complementare, perché ricordo che il lavoro di completamento della Salerno-Reggio Calabria di alta velocità non è né nel PNRR né nel fondo complementare, ma è nello scostamento di bilancio, proprio perché si va oltre il 2026. Quindi sia nel fondo complementare che nel PNRR, per ciò che concerne le opere legate all'alta velocità di Salerno-Reggio Calabria, sono limitate a quei lotti funzionali completabili entro il 2026. Ministro, il Presidente del Consiglio ha risposto in Parlamento dicendo che... Onorevole Prestigiacomo, onorevole Prestigiacomo, per cortesia, non si interviene così. Sta smentendo il onorevole Prestigiacomo, per favore, non mi costringa questa parte. Si chiede la parola eventualmente alla fine e comunque passando attraverso la presidenza. Grazie. Ragione, chiedo scusa. Ci mancherebbe, però proseguiamo con la replica del ministro. Poi se lei ha qualcosa da dire alla fine, volentieri. Grazie. Che il Presidente del Consiglio ha parlato dell'impegno del governo complessivo sulla Salerno-Reggio Calabria, completo, di vera alta velocità, con riferimento appunto all'intervento che lei aveva svolto. Onorevole Braga, l'analisi del fabbisogno è comprensiva delle proposte di miglioramento? Sì, e con questo rispondo anche ad altri interventi. A pagina 123 della relazione c'è una tabella in cui si fanno presente i tempi di attraversamento attuali, quelli che si avrebbero con l'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, fondo complementare e gli altri di cui ho parlato, e poi quello che si otterrebbe sulla base dell'attraversamento stabile. Il dibattito pubblico può considerare l'opzione zero. La proposta attuale del governo è quella che ho spiegato, e cioè sulla base di un progetto di fattibilità per il ponte a campata unica o a campata a tre campate, posizionato eventualmente in luoghi diversi. Dopodiché questo, a nostro parere, come anche previsto dalla normativa, dovrebbe essere l'oggetto del dibattito pubblico. Onorevole Rixi, il costo della Commissione è stato zero, perché i membri della Commissione hanno lavorato a titolo gratuito. Questo lo dico anche perché è previsto dalle norme, da molti anni, che così accada. Credo che questo governo, anche grazie all'impegno di tutte le forze politiche che lo sostengono, abbia previsto per il Mezzogiorno, attraverso investimenti nelle opere, nel sistema di trasporto e così via, un investimento reale da completare entro il 2026 senza precedenti. Questo lo dico perché altrimenti, come qualcuno ha detto,
dimentichiamo il resto, e il resto vuol dire il commissariamento di opere al nord, al centro, al sud, con una netta prevalenza di opere al sud, l'investimento del PNRR, del fondo complementare che va in modo straordinario al sud. Quindi credo che l'ultima cosa che a questo governo si possa imputare è una disattenzione al mezzogiorno. Quindi non è vero che non si vuole investire sul sud, nel sud, anzi, al contrario. Il governo sta investendo moltissimo sul sud per compensare ritardi storici che sono stati riconosciuti da studi, da politici, da anche chiare analisi delle organizzazioni internazionali, che finalmente viene affrontato in modo serio da questo governo. L'onorevole Nobili, lo ringrazio per le sue parole sull'utilità e la completezza dello studio. Ho già in parte risposto ad alcune sue osservazioni. Come è scritto nell'ultima parte delle conclusioni della Commissione, e con questo rispondo anche a chi diceva il piano di fattibilità tecnico-economica rischia di essere troppo a maglie larghe, è indicato chiaramente il contenuto di questo studio, sia per il ponte a campata unica, dove molte delle analisi sono state già effettuate e quindi possono essere recuperate, come nel caso del ponte a più campate. L'onorevole Nobili diceva che servono tempi rapidi e sicuri. La nostra intenzione è di procedere a un affidamento a Italferr, la società del gruppo Ferrovie. Questo consentirebbe di ridurre i tempi, visto tra l'altro che è una società di grande qualità, riconosciuta anche a livello internazionale. E possiamo, appunto, stiamo verificando con Italferr i tempi. La mia indicazione della primavera 2022 vuol dire entro giugno dell'anno prossimo, quindi vuol dire di fatto 9 mesi, è una valutazione che possiamo fare per restringere ulteriormente questi tempi, però ricordo che l'oggetto del piano di fattibilità tecnico-economica è quello appunto indicato dal gruppo di lavoro, piuttosto complesso, anche per integrare i materiali già esistenti. Questa tempistica sarebbe comunque sufficiente a consentire, come è stato ricordato dall'onorevole Bruno Bossio, di indicare nella legge di bilancio per il 2023 e gli anni successivi le decisioni che il governo e il Parlamento potranno prendere sulla base di questo studio di fattibilità tecnico-economica. Sull'onorevole Foti, ripeto, forse lo invito a rivedere meglio le slide e la relazione. Non è vero che il governo, assumendo la posizione del gruppo di lavoro, ritiene questa un'opera inutile. Anzi, come il gruppo di lavoro ha chiaramente detto, io ho ripetuto, è un'opera che ha motivazioni di carattere trasportistico, di carattere economico, di carattere sociale. E come dicevo, con questo rispondo anche a chi diceva, questa è una posizione condivisa, come dicevo prima, dal governo, dai ministri che hanno partecipato a queste discussioni nei mesi scorsi. Un elemento importante, a mio parere, è quello che riguarda la questione del chiedere eventualmente all'Unione Europea un anticipo. Quest'opera è inserita, come è stato ricordato da alcuni di voi, nelle opere del corridoio, e quindi c'è la possibilità di avviare un'interlocuzione con la Commissione europea sulla base però di un progetto. Voi immaginate, dopo tutto il modo con cui, molto attento, con cui la Commissione europea
ha analizzato riga per riga il PNRR, se la Commissione sarebbe disponibile a discutere di un progetto che appunto non è ancora definito nei dettagli. Nei dettagli intendo dire di un piano di fattibilità tecnico-economica, non di un progetto esecutivo. Quindi questa possibilità resta, ma è condizionata dalla presentazione di un progetto accettabile per l'interlocuzione con l'Unione Europea. L'onorevole Grillo, come ho già detto, io ho già contattato i presidenti di Sicilia e Calabria e le altre autorità locali per creare questo gruppo di lavoro permanente sulla governance integrata per il sistema di mobilità nello stretto, cosa che comunque sia ha la sua utilità anche nella prospettiva di realizzazione dell'attraversamento stabile. Infine, il tema sollevato dall'onorevole Morassut sullo studio di fattibilità a maglie larghe, come è chiaramente indicato nella relazione del gruppo di lavoro, non sarebbe uno studio di fattibilità tecnico-economica a maglie larghe, tutt'altro, proprio perché la lista di questioni che vanno affrontate per prendere una decisione finale che possa essere condivisa dalle forze politiche che riterranno opportuno condividerla, ma anche dalla società nel suo complesso, per prendere questa decisione finale bisogna sciogliere tutti i nodi di cui abbiamo parlato e di cui si parla da tempo. In conclusione dunque, onorevole Pagano, il governo non ha nessuna intenzione di dare un calcio alla lattina, come dicono gli anglosassoni, o di buttare semplicemente la palla avanti. Questo è un approccio serio, è un approccio basato su dati non solo scientifici disponibili, ma anche sulle valutazioni attente sia dei trascorsi che delle necessità per prendere una decisione informata, e quindi riteniamo che avviare lo studio di fattibilità tecnico-economica sia la soluzione più adeguata per giungere nei tempi indicati a prendere una decisione come quella che tutti noi auspichiamo. Grazie. Bene, grazie a lei, Ministro Giovannini, per l'intervento. Mi pare che abbia risposto a tutte le domande. Io in realtà le dovrei chiedere ancora un minimo di pazienza, perché l'onorevole Rixi ha chiesto la parola, però veramente un secondo, onorevole Rixi, perché abbiamo già fatto un'ampia discussione. Io solo per fare una comunicazione alla Commissione e al Ministro su una vicenda che a me lascia allibito. Stamattina sono uscite indiscrezioni sui giornali che il nuovo AD di ANAS che voterebbe Ferrovie potrebbe essere De Carolis, ex amministratore delegato di Aeroporti di Roma, uomo del gruppo Atlantia e vicino all'ex manager Castellucci. Lo dico molto chiaro, io non so la posizione dei partiti politici, io come ligure mi sento assolutamente indignato se le cose andranno in questa onorevole maniera. Rixi, era veramente non fuori tema di più, non possiamo aprire un dibattito su questa questione, eventualmente Foti, non l'ho vista, precisazione di un secondo, scusate, siamo troppo democratiche io e la Presidente Rotta. No, scusi Presidente, dato che non c'è ovviamente lo stato grafico, però volevo far presente al Ministro che io non ho mai parlato del governo. Ma non si sente, onorevole Foti. Audio. Vedo di parlare più forte. Volevo solo far presente che non essendoci lo stenografico di queste nostre ovviamente interlocuzioni, io non ho mai parlato di governo nel mio intervento, ma ho parlato di maggioranza, che è una cosa diversa dal governo. Bene, però onorevole Foti, c'è lo stenografico, quindi tutto questo sarà chiarito in opportuni resoconti. Va bene? Grazie ancora al ministro Giovannini. Lo dico per la commissione ottava, abbiamo l'ufficio di presidenza adesso.